ragazzi e bentornati sul mio canale. Sì, lo so, mi devo far perdonare, è tantissimo tempo che non ci vediamo, ma ci sono stati un sacco di aneddoti, un sacco di cose sono successe e non ho avuto modo neanche di montare il video che avevo già registrato con mia nonna, quello sulla crostata, ma vi giuro che a breve ve lo monto e ve lo carico. Oggi sono qui per un nuovo video haul perché ho fatto uno shopping un po' diverso dal solito. Di solito o vado online sui vari siti oppure mi reco direttamente nel negozio e compro un sacco di robe. Invece questa volta ho provato a fare shopping di abbigliamento e accessori su Amazon Fashion. Io non sapevo neanche che Amazon vendesse vestiti, vi giuro, è stata una sorpresa per me. Intanto vi mostro quello che ho comprato, dopodiché vi spiego delle cosine molto carine per riuscire a trovare proprio quello che state cercando. Allora, io in primis ho comprato questa maglia di Levi's, non so se la vedete, è diciamo il modello nuovo, quello vecchio aveva il logo rosso. Scusate, sono con il cellulare ma per vedere se mi inquadro o meno. Questo è stato il mio primo acquisto, sono andata proprio diretta a cercare questa cosa e l'ho trovata subito, perché è molto semplice fare delle ricerche su Amazon. Chi mi segue su Instagram lo sa, la mia ultima passione per la corsa. Mi sono comprata questo toppino di Nike, è molto semplice ed era in super saldo. Allora vi dico subito che di tutte le cose che ho acquistato vi lascio il link nell'info box in modo tale che possiate sbirciare i prezzi se sono ancora in saldo e potete trovarle subito, immediatamente. Poi un altro acquistino che ho fatto è stato questo giacchetto. Di tantissime cose che ho acquistato trovate già qualche foto del capo indossato sul mio profilo Instagram, che è questo. Questo appunto è il giacchettino di jeans ed è così, ha delle rouge tutte dietro e fino alla manica, mi piace tantissimo. Questo è di Only e l'ho preso da abbinare a queste Puma. Queste Puma le volevo da tantissimo tempo, solo che ero sempre indecisa sull'acquisto perché avevano questi lacci. Le ho fatte cadere. Avevano questi lacci con la scritta Puma e non mi piacevano, sinceramente, ve lo dico spassionatamente. Quindi ho acquistato anche dei lacci raso rosa, perché c'erano già quelle con i lacci in raso, ma non avevano la suola marrone. A me piacevano proprio quella suola marrone, erano tutte rosa, non mi piacevano tanto. Quindi ho acquistato queste e ci ho comprato i lacci e ho risolto il problema. Un altro acquisto che ho fatto, cercavo in realtà il modello rotondo, che sono questi Ray-Ban qui dentro casa. È stupendo. Comunque adesso ve li faccio vedere più da vicino. Mi ero innamorata di quelli con la forma rotonda, ma vi giuro, li ho visti dappertutto, erano ovunque, cioè ce li hanno tutti. Quindi ho visto questa per me nuova forma e quindi ho acquistato questi perché mi piacevano molto di più e almeno erano un po' una cosa diversa. Come fare acquisti su Amazon? È semplicissimo. Innanzitutto è molto comodo perché potete scegliere direttamente il negozio, quindi non so, cercate appunto le scarpe di Puma, potete mettere nei filtri di lato, questo vi parlo dalla versione desktop, quindi dal computer, il negozio Puma. Oppure potete mettere tutte le cose vendute e spedite da Amazon, che non vende solo robe marchiate Amazon ovviamente, ma vende anche, per esempio, io tutto quello che ho comprato era venduto e spedito da Amazon. Perché? Perché io ho Amazon Prime, è stracomodo, lo pago 20 euro l'anno, 19,90 euro. Però mi dà un sacco di servizi, ecco, per esempio la spedizione in 24-48 ore, oppure per esempio Amazon Video, Prime Video, che sono dei film tipo una sorta di Netflix, però di Amazon, è una piccola scheda, sul televisore c'è l'applicazione di solito di Amazon e vi loggate con la vostra user e password di Amazon e navigate all'interno della TV o magari tramite il computer o tramite il cellulare, ci sono le app per qualsiasi tipo di supporto
e potete vedere dei film. Quindi questi sono i vari servizi che da Amazon, che a me piacciono tantissimo, e per 20 euro l'anno ci sta. E quindi dicevo, potete scegliere gli oggetti venduti e spediti da Amazon in modo tale che siate sicuri che ci sarà Prime e potete avere l'oggetto in 24-48 ore, che è una comodità non indifferente, soprattutto se dovete fare un regalo in fretta e in furia, oppure se, non so, è giovedì e il sabato dovete andare ad una cerimonia, non sapete cosa indossare, vi manca un accessorio. Siete sicure che vi arriverà tutto in tempo. Ah, mi sono dimenticata di dirvi tutte le taglie, vabbè, a parte delle scarpe che non penso interessi più di tanto, ho preso tutte S, a parte la maglia che è XS perché sapevo che vestiva un po' comoda. Oltre ovviamente a mettere i vari filtri del negozio, potete mettere, non so, mostrami soltanto i capi che è disponibile una XS o una S, e vi mostrerà, Amazon vi mostrerà se semplicemente i capi disponibili di quella taglia oppure di quel colore, oppure che ne so, mostrami tutte le magliette disponibili, vi mostrerà tutte le maglie. La cosa bella è che quindi, beh, essendo un multibrand vende tantissime marche e quindi potete fare shopping tra i vari siti su un unico sito, che secondo me è una cosa comodissima. Niente, io spero di esservi stata d'aiuto, vi mando un bacio e alla prossima, spero sia presto, promesso, un bacio.